Aspetta, poi passiamo all'insalata del rinforzo. Inquadriamo. L'insalata del rinforzo viene fatta. Viene fatta come? In questo caso è stata fatta con bofanello sott'aceto. Che sono bofanello sott'aceto? È un peperone rosso schiacciato che viene messo, fatto di manganza sempre. Sempre manganza. Sempre di manganza. E si mette sotto l'aceto, dentro il barattolo, coperti di aceto. E si lasciano macerare, cioè si lasciano maturare. Tu quando vedi che cominciano a diventare morbidi, vuol dire che li devi continuare, perché se lo fai dopo, quindi non continua più molli, e dopo sono buoni ancora da mangiare, però sono molli. Metti qua. Poi noi ci mettiamo anche il melanzano piccolino, la mulagnana piccola. La mulagnana piccola, intera. Intera va messa assieme alla bufanella dentro l'aceto, pomodoro verde pure ci va, e se c'è uno c'ha la mela codogna ci mette pure la mela codogna. Poi quando devi fare l'insalata, allora prende le bufanelle, le pulisci, ci togli il seme da dentro, le lava con l'acqua, le mette dentro all'acqua a bagno per qualche oretta, in modo da non farci troppo il sapore dell'aceto che hanno pigliato. Il pomodoro dopo però, quando si fa il condimento, viene tagliato il pomodoro, perché il pomodoro non viene lavato, viene solo preso dall'aceto e tagliato a fettine. Ma dentro l'aceto ce lo metti intero o tagliato? Nell'aceto intero. Intero ce lo metti? Ma tutto intero nell'aceto. Pure la melanzana, anche se è grande così, va tolto soltanto il rubiricino dove sta attaccata alla pianta, poi deve essere intero. E inutile una cosa, ma a casa per esempio ci si può mettere pure l'acciuga, che hai visto? L'acciuga, sì, a chi piace, sì. E per esempio non è arrivata l'acciuga. Grazie Arma.